Ciao a tutti! Buon mezzogiorno, perché ormai siamo a mezzogiorno. In diretta con voi oggi Rosy, parrucchieri Revolution, autrice, coautrice insieme a Paolo del libro Revolution Way. Se cliccate qua sopra c'è un link dove potete scaricarlo gratuitamente. Mi raccomando, fatelo perché ci sono un sacco di consigli per voi riguardanti i capelli. Cosa dovete fare, cosa non dovete fare, miti da sfatare, tutto il nostro sapere, tutta la nostra passione, tutta la nostra arte in questo libro creato proprio per te. Mi raccomando, scaricalo, è gratuito, c'è il link qua sopra. Il colore ti dà delle irritazioni, ti crea problemi. Dopo aver fatto il colore, l'argomento di oggi è proprio il colore. Dopo aver fatto il colore ti si arrossa la cute. Non riesci a sopportare il pizzicore, il bruciore. Tante volte te lo fai sciacquare anche un pochino prima perché non resisti. Ti prude talmente tanto, soprattutto in queste zone qui, no? Ti prude, ti lacrimano un pochino anche gli occhi. Ad alcune di voi, addirittura qualche giorno dopo aver fatto il colore, si forma proprio una sorta di forfora, che non è forfora, però è quella di squamazione da irritazione che il colore può creare. Il mondo del colore è un argomento veramente, veramente vasto. E tante di voi ancora oggi ci fanno un sacco di domande proprio che riguardano il mondo del colore. Perché? Perché è ancora un argomento poco conosciuto. Oggi voglio parlarvi della scelta del colore, della tipologia di colore, ma che chiaramente non fate voi, perché voi vi affidate al parrucchiere dove andate e chiaramente è lui che sceglie per voi. Ma oggi voglio spiegarvi la giusta scelta del colore, perché la scelta del colore sbagliato può portare a quelle problematiche che abbiamo appena detto, irritazioni, può addirittura portare a delle intolleranze del colore, alla forfora. Ci sono alcune persone addirittura che gli si formano delle bolle a causa del colore, e tante di voi sono proprio per questo alla ricerca di colori sempre più naturali. Ma perché? Perché negli ultimi anni molte più donne, molte più persone, perché non è solo nella donna, è anche nell'uomo, perché adesso anche l'uomo si fa il colore, molte più persone stanno diventando intolleranti e arrivano ad avere queste problematiche proprio a causa dei colori, della cattiva scelta del colore che il parrucchiere a cui si affidano, a cui vi affidate, ha fatto, colori che sono aggressivi. Pensate che in commercio addirittura ci sono colorazioni che sviluppano, cioè cosa vuol dire? Ti colorano il capello in 10 minuti. E te che hai i capelli bianchi, oppure hai capelli scuri e li fai biondi, oppure li hai biondi e li fai scuri, insomma, qualsiasi colore tu faccia in 10 minuti sviluppano. Pensate che cosa ci può essere in quel tipo di colore, come che acceleranti ci possono essere, ma non solo, anche in tantissime altre tipologie di colore. Sicuramente alcune di voi si sono rese conto di queste problematiche, vivono queste problematiche, hanno questa sensazione di prurito, di fastidio, e oggi voglio darvi un piccolo consiglio per la scelta del colore. Come capire se il colore è un colore che non va a crearti e non va a darti fastidio?
È vero che la scelta la fa il tuo parrucchiere, però chiedigli o informati anche su internet che cosa c'è all'interno di quella tipologia di colore. Allora, io vi voglio dire alcuni ingredienti che non devono esserci. Il PTD, che è una sostanza dannosissima, che in teoria doveva essere già scomparsa da parecchi anni, ma con tutte queste proroghe all'italiana è contenuto ancora in tantissime tinte. Controllate, questo è veramente una sostanza molto dannosa, addirittura entra in circolo nel nostro corpo. Petrolati, l'etanolo, DEA, MEA, sono sostanze che creano grosse problematiche, possono, non è una scienza. Io dico possono, quelle persone che hanno riscontrato quelle problematiche, vi assicuro che tante di queste sono date da queste sostanze che io vi ho appena elencato. Alcune addirittura arrivano al punto di non poter più fare il colore. Perché? Perché diventano allergiche al colore. Quindi, ricordatevi di controllare se all'interno, fatevi vedere l'etichetta, chiedete se il vostro parrucchiere è un parrucchiere onesto, ve lo dice se all'interno ci sono queste sostanze. PTD. L'etanolo, i petrolati, DEA, MEA, queste sostanze non devono essere contenute assolutamente nelle tinte che vi vengono applicate sulla testa perché possono crearvi delle grosse problematiche, addirittura possono farvi diventare allergiche. Noi della Revolution da anni che abbiamo fatto la scelta di utilizzare invece un colore organico, addirittura abbiamo scelto per alcune tipologie di voi un colore totalmente naturale che non crea problemi, chiaramente non ha una copertura al 100% del vostro capello bianco, non vi fa diventare da nera a bionde, ma ha un'ottima copertura per quelle persone che amano veramente il naturale. Questi prodotti non vi creano assolutamente problemi. Quindi, quello che vi posso dire oggi è: se anche tu sei alla ricerca di un prodotto naturale, di un prodotto organico, se anche tu hai riscontrato questi fastidiosi pruriti, queste fastidiose irritazioni che ti danno veramente fastidio, contattaci, ricordati che noi utilizziamo un prodotto totalmente organico e un altro totalmente naturale che non ti crea assolutamente problemi e non ha nessuna controindicazione. 0371 8989 00 è il nostro numero di telefono, ci puoi contattare, prendiamo un appuntamento, facciamo una consulenza, ti spieghiamo come funziona il nostro colore, come funzionano le nostre colorazioni e poi deciderai tu. Ti saluto adesso, ti faccio buon appetito. E noi ci vediamo nell'anno nuovo. Quindi vi faccio anche un buon anno. Ciao a tutti, grazie.